Amici di Legnano Web TV, ci troviamo qui a Legnano a festeggiare il 100° anniversario dell'indipendenza dell'Albania. Anche qui a Legnano si festeggia. Ci troviamo qui con il console dell'Albania. Buonasera. Buonasera. Lei si chiama? Nausica Spahia, il console generale dell'Albania a Milano. E sono stasera qui a festeggiare con i miei connazionali dell'associazione Il Ponte dell'Unità. Un nome molto significativo questo, appunto, a festeggiare questo grande giubileo, la nostra festa dell'indipendenza, il nostro centenario dell'indipendenza. Come vive Legnano questa comunità e questa festa? Beh, direi che sostanzialmente Legnano è una città accogliente, per molti aspetti, accogliente. Certo, dobbiamo, come dicevo al console prima, dobbiamo tutti migliorare, dobbiamo tutti capire che le diversità sono una ricchezza e soprattutto fanno crescere tutti, compreso la nostra Italia, insomma. Noi abbiamo bisogno di tanto lavoro, di tante professionalità che adesso non riusciamo più a avere con i nostri giovani. Questa diversità è assolutamente una ricchezza che va accolta con grande entusiasmo e con grande capacità di accoglienza. Io volevo farle una domanda un po' significativa. Quale difficoltà la vostra comunità ha incontrato all'inizio di questo percorso? All'inizio del percorso sicuramente la più grande difficoltà è stata quella dell'opinione pubblica. Dunque si trovavano ad affrontare un'opinione non sempre accogliente, ma spesso e volentieri ostile. A me piace sempre parlare di interazione più di integrazione, dico sempre c'è una G di troppo. Dalle impressioni che io ho e dagli incontri che ho con i miei concittadini che risiedono a Legnano, come diceva prima anche il sindaco, è una realtà molto aperta. Legnano è una delle realtà più aperte, Milano in generale e tutto ed intorno sono una realtà che accoglie volentieri stranieri. Ormai sono 20 anni di immigrazione albanese, la situazione è cambiata molto, l'opinione pubblica è cambiata molto, perché ormai parliamo di scambi a livello culturale, a livello economico, a livello di istruzione. Legnano, cosa offre queste giovani comunità? Quali aiuti, quali sostegni alle famiglie, ai giovani, lavoro, scuola? Ma noi consideriamo tutti uguali. Non ci sono immigrati, ci sono persone che hanno bisogno di avere dei servizi, hanno bisogno di essere accolti, hanno bisogno di essere aiutati. Noi non facciamo nessuna differenza. Una delle cose contro le quali combatto con più tenacia è il fatto di quei cittadini che mi dicono, o di quelle forze politiche, purtroppo per fortuna marginali, che mi dicono tu aiuti gli stranieri e non aiuti, tu aiuti prima gli altri. Ecco, queste cose sono cose anacronistiche. Il bisogno è il bisogno. Il bisogno è bisogno di tutti. Quando una persona chiede ai servizi sociali o ai servizi alla persona o a necessità, vuol dire che ha una necessità e l'umanità, la mia umanità, ma credo superi qualsiasi. Ecco, l'importante, come diceva il console, è il rispetto della legalità. Per noi il rispetto della legalità è una cosa essenziale. Sonden e Messington, do kemi të pranishëm kryetarin e komunës të Legnanos, zoti Alberto Centinaio. Dhe sekretarin Gianpiero Colombo. Dhe presidenti asociates Casa del Volontariato, zonja Amabilia Capocasa. Molto per noi era davvero importante che all'interno dell'associazione Casa del Volontariato ci fossero associazioni di stranieri. I primi sono stati proprio loro, per cui a me fa molto piacere, perché credo che noi tutti, pur mantenendo fortemente l'identità e la nostra cultura, io sono e mi sento italiana, siamo però cittadini del mondo e i nostri figli lo saranno ancora di più. Diciamo, noi abbiamo creato questa associazione culturale per
portare ai nostri cittadini in Legnano, ma anche spazi magari in altri paesi o in altre città d'Italia, la nostra lingua, di far conoscere bene, di non far dimenticare i nostri, diciamo, tradizioni nostri. Abbiamo creato una scuola in albanese per poter portare i nostri figli a dare una scuola la lingua madre. Abbiamo creato anche una scuola in lingua inglese, in cui quanto siamo molto, diciamo, lieto e grato di quelli che stanno partecipando in massa per sia la lingua albanese sia anche la lingua in inglese. E io volevo chiederle quanto è difficile gestire una comunità così importante in Lombardia? Praticamente in questo momento di crisi che c'è nel mondo, non soltanto l'Italia, è Legnano, è la nostra associazione non profit, stiamo cercando di collaborare tra di noi giustamente per avere quel piccolo risparmio che riusciamo a fine del mese a quel 10, 15, 20 euro, che ne so, piuttosto che una cosa, diciamo, piccola o grande, quello che possiamo a creare per i bambini qualcosa, diciamo, di non far perdere le nostre tradizioni e la lingua madre. Allora io ne approfitto per chiederle se può fare un saluto un po' particolare nella sua lingua. Ma certamente la prima vorrei fare a voi come giornale e al comune di Legnano e la casa del volontariato e la chiesa dei frati a Legnano, che praticamente abbiamo trovato la porta aperta per poter aprire questa associazione in particolare. La ringrazio a nome di tutti gli albanesi. Certamente të gjithë shqiptarve, juroj gëzuar dhe përshëndet nicin vetorin e pavarësisë Shqipërisë. Zoti i bekoft të gjithë emigrantët shqiptar, kudo që ndodhen në marë botën. Grazie, io posso solo che ringraziare per la disponibilità. E niente, allora buon proseguimento e buona festa. Grazie mille. Grazie mille, un saluto agli amici di Legnano Web TV. Ciao. Grazie, ciao.